and train to play video games! Come va vicini di casa, io sono Big House. Dopo Stairs, torniamo ancora una volta a occuparci di fantasmi con The Midnight Man, l'uomo di mezzanotte. E mi sembrava un titolo appropriato da giocare stasera, visto che aspettiamo tutti quell'ora. È un horror che si ispira a un rito di invocazione di uno spirito maligno, per quanto ne so. Non sto lì a spiegarvi tutta la menata prima che il video duri più del previsto o che qualcuno si metta in testa di provare a fare questo rito, ritrovandosi la compagnia di un fantasma poco simpatico. Comunque, l'obiettivo è quello di sempre, ovvero sopravvivere, il che sarà molto complicato in questo caso, visto che andrò subito a giocare a difficoltà difficile. Sì? Come quella volta che ho giocato Haunted Memories, avevo fatto difficoltà paranormal e non è stata una buona idea. Ok, siamo qui, a casa nostra. Casa grafica stile pizza delivery. Ah, però, cioè, siamo proprio in mezzo alla civiltà. Ok, inquietante. Cos'è sto rumore? E là? Qualcuno sta facendo andare l'acqua del cesso? Perché non riesco ad aprirla? Boh, non lo so. Da dove viene sto rumore? Cos'è stato? Fatemi sistemare le cuffie perché qua, cazzo, già nei primi 5 minuti di gioco e mi cadono le cuffie dallo spavento. Cos'è successo? Chi cazzo sei te? Che ci fai lì? Ho aperto l'acqua del lavandino senza accorgermene. In realtà volevo chiudere la porta. Salve! Ha bisogno? Che ci fa in casa mia? Perché non si chiude la porta? Intanto è già passata la mezzanotte. Yeee! Buon anno! Buon anno, signor fantasma! Si può sapere che cazzo vuoi da me? Ah, ok, così chiudo la porta. Bene. Ciao! Adesso la riapro e non c'è più. La riapro e non c'è più. Ma sei ancora lì? Ok, a questo punto me ne vado io. Puttana! Perché si era spenta la candela? Ok. It's okay. Dancing in the moonlight, everybody dancing in the name of moonlight. Ah, Dio! Oh, fantastico! Siamo morti. Siamo decisamente morti. Ma non è un problema. Assolutissimamente. Non è un problema. Stavolta voglio provare ad andare di sotto. Mi ispira di più. Bene, non si è ancora fatto vedere. Qua cosa c'è? Vi giuro, non sono stato io. Oh no. Oh ragazzi. Non mi piace. Piantala di aprire porta a caso. Ma dov'è? Dov'è il bastardo? Oh! Oh, la miseria! E là? Sei ancora lì?
Oddio, no. Ok. Ok. Che è successo alle sedie? Qualcuno... Qualcuno ha mosso le sedie. E come mai nel frigo non c'è nulla? Anche questo è abbastanza strano. Oh. Ah, sei lì? A rompere i coglioni? Ma ci abbiamo anche la piscina. Sì, ci abbiamo una piscina. A quanto pare. Senti, visto che sei lì, perché non ti fai un bel bagno? Eh? E mi lasci da solo? Non vuoi andartene, eh? Ti piace... Oddio! È sparito! Oh, no. Accendi sta candela! Accendi questa cazzo di candela! Oddio, no! Oh, grazie a Dio! Io adesso me ne sto qua, tranquillo. Me ne sto qua tranquillo nell'angolo. Che cuscini squadrati. Però, cos'è, adesso li fanno tutti così? Ultimo modello nel campo dei cuscini? Eh? Poltrone e sofà? Nuovo prodotto, cuscini squadrati. I più comodi che ci siano. È l'una di notte. Siamo sopravvissuti per un'ora. Cioè, in neanche 5 minuti di... Cioè, non ho capito. In neanche 5 minuti è già passata un'ora? Mi sta tremando la mano. Ma neanche uno che è appena uscito da un lago ghiacciato trema così. Senti, te ne vai? Ma come? Ma come? Siamo morti? Di nuovo? Apre le porte a caso, spegne le candele, non chiede nemmeno il permesso. Wow! Paranormal sedia! Cosa succede qua? Eh? L'ho aperta io? No! Perché? Perché? Va bene! Ciao! Arrivederci! Corri giù! Oh no! Ok! Oh! Sedia! Stai calma! Cosa sta succedendo? Ah, sei lì, stronzo! Accendi sta candela di merda! Oddio! E mo cosa faccio? Cosa faccio? È ancora lì. Prima sei dentro, poi sei fuori, eh? Facciamo quel cazzo che vogliamo qui. Cioè, no, non si può nemmeno passare il Capodanno in pace qua. Ma che cazzo? Accenditi. Oh, ma... Ci prendi gusto, eh? Oh. No. No. Forse cantare qualcosa mi tirerà un po' su. And you are so beautiful to me. And you are so beautiful to
me. Because you are so beautiful. And you are so beautiful. Ah, abbiamo pure l'ufficio. Bello. Chiama aiuto. Chiama aiuto. And you are so beautiful to me. And I see you, me and you. Stay together forever, always. Together! Yeah! Ciao! Permesso! Oddio, ancora non riesco a crederci, sono scappato! Ho bisogno del bagno! No, sul serio! Ho bisogno di andare in bagno! Oh! Abbiamo anche una stupenda vasca da bagno! Entra nella stupenda vasca da bagno e sì! Non si spia mentre sto facendo il bagno! Pervertito! Esci subito, porco! Sei uscito? Il fatto che la candela sia ancora accesa, magari è perché non c'è più. Tu guarda che mascalzone! Spia la gente mentre fa il bagno, roba da non credere. Oh! Ma sono robe da fare queste? Cioè, io sto facendo il bagno e lui corre in giro per tutta la casa. Allora, posso girarmi o no? Qui fuori la gente sta festeggiando, eh. Non è che possiamo stare tutto il giorno qua. Ancora lì che corre. Aspetta un momento. Se sto dentro in questa vasca tutto il tempo, magari vinco il gioco. Perché lui non può arrivare fin qua. Lui non può toccarmi se sono nella vasca. Le 2 del mattino. Cioè, sono dentro in questa vasca tipo da un'ora. E mi piace stare a mollo nella vasca, va bene? C'è qualche problema? È ancora lì che mi guarda! Fai schifo proprio, fai schifo. Abbiamo evocato un fantasma pervertito. Sì, sì, accendi televisioni, sbatti le porte e quant'altro. Tanto io me ne sto qua dentro, non mi puoi toccare. Non mi puoi toccare, puttana, non mi puoi toccare. Io in teoria mi sono informato, e perché un po' di informazione ci vuole, e da quello che so, se noi invochiamo lo spirito a mezzanotte e se riusciamo a sopravvivere entro le 3:33 del mattino, allora abbiamo vinto. E ci siamo quasi. Forse sono il primo che riesce a vincere questo gioco. Non il primo a giocarlo, ma a vincerlo. Yes! Congratulations! You have successfully survived the night from the Midnight Man. Ma cazzo, fammi finire di leggere! Abbiamo vinto il gioco, ragazzi! Abbiamo vinto il gioco, abbiamo sconfitto The Midnight Man a difficoltà difficile. Sì, insomma, l'abbiamo fatto in una maniera un po'... diciamo che abbiamo un po' barato, però, insomma... io sono un tipo a cui piace fare il bagno alle 3 del mattino. Si può? No, dai, sul serio, ragazzi, adesso per correttezza lo rigioco un'ultimissima volta a difficoltà difficile, perché veramente, cioè... se non era per quella storia lì della vasca, non ce l'avrei mai fatta. Ok. Ci proviamo un'ultima volta. Stavolta senza andare nella vasca, è ovvio. Ah, eccoti là. A spiarmi dalla finestra. Perché non ti fai un bel bagno nella piscina? Te l'ho già detto. È a tuo personale uso.
Oh! Cosa succede alle sedie e ai piatti? Ok. Abbiamo scoperto un tuo brutto vizio, eh. Ti piace fare il guardone, eh? Ti piace guardare gli uomini nudi che fanno il bagno. Va bene, bravo. Bravo. Complimenti, eh? Davvero complimenti. Ah no, così l'ho accesa. Allora è quella di sotto che va. Non ho nemmeno visto da dove è arrivato. Cioè, questo per farvi capire quanto è assurdamente difficile questo gioco. E con questo video siamo arrivati all'ultimo gameplay del 2013. Vi ringrazio per la visione, mettete mi piace e fatemi sapere che ne pensate. Tornerò presto con Amnesia Machine for Pigs, i giochi di Slender compreso The Arrival, nuovi horror e soprattutto i giochi che mi avete consigliato. Spero di riuscire a pubblicare questo video in tempo, intanto fuori succede già il finimondo. E tanti tanti auguri di buon anno. Ciao a tutti vicini di casa! Cos'è quella cosa? No! No, 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 vai, 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 vai! Lo sapevo, ti tieni tutto per il finale! Oh, cazzo, 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 cazzo